Torino alla Tarantella siciliana passando per Fumallo Sacro. 100 ore di registrazioni, 45 feste documentate, 1000 ore di sonno arretrato. 20.000 chilometri, 3 multe salate, meno 5 punti sulla patente. Ma porca! Signore e signori, il cammino della musica. Io suono, noi suoniamo italiano. Preferisco raccontarvi storie di viaggio legate alla musica. Storie che però avevo vissuto anche in un altro viaggio, in America Latina, che aveva gli stessi obiettivi di questo. Ma storie che probabilmente potrei vivere in tutti gli angoli del mondo, perché tutti quanti sappiamo che la musica è un linguaggio. No! La musica non è un linguaggio universale. È universale il miracolo che crea. Perché la casa poteva crollare da un momento all'altro, visto che la terra ancora tremava. C'era molta paura. Così un giorno decido di prendere la mia chitarra. Perché sono convinto che la musica sia un potente antidepressivo. E così, con la Protezione Civile di Treviso, cominciamo a intonare i canti delle nostre zone. La mula del Parenzo, quel mazzolin di fiori, ma non per sfida, perché la musica è anche questo. Io mi sento solo resiano. Questa società rurale contadina resiana ha mantenuto le tre peculiarità che dicevo prima, la lingua, la musica e il ballo, che appunto durante il carnevale si esprimono in modo più palese. Ho incontrato moltissime situazioni in cui la musica è stata utilizzata come cura.